Con grande soddisfazione vi annuncio che il qui presente al mio fianco Aldo Schiedi sarà candidato al Consiglio Comunale nel nostro movimento, nella nostra lista Taranto senza Ilva. Beh, certamente un motivo di orgoglio, perché parliamo di una persona che ha fatto dei suoi ideali una ragione di vita, la dignità dei lavoratori, la tutela della vita, del diritto alla vita, dell'ambiente. E allora Aldo, intanto ti ringrazio per aver sposato questa battaglia che non è solo una battaglia politica, ma è una battaglia di vita e una battaglia di civiltà. Cosa ci dici? Io innanzitutto ringrazio te per avermi dato questa possibilità, anche perché io avevo deciso, e lo scrivevo anche dalle mie pagine social, che con la politica avevo chiuso. Sono 15 anni che... Ti ho corteggiato, neanche fossi Belen Rodriguez. Io direi stalkerizzato. Stalkerizzato. No, devo darti atto che mi sono fatto, diciamo, in senso buono, stalkerizzare da te, perché comunque ti conosco, sei una persona che ti conosco da 20 anni. Io ero sotto Blue Star quando facemmo questi... Ricordo perfettamente. C'era anche il mondo ambientalista, se non certo. Ricordo, all'epoca, oggi pare sia sparito. Buona parte ha deciso... di essere pro Ilva. Ed è proprio per questo che io ho deciso di scendere in campo, perché sono molto dispiaciuto che a Taranto manchi il terzo polo, cioè il polo ambientalista. Tante associazioni, tanto rumore, c'era anche una canzone che diceva Taranto fai rumore, però poi alla fine ci siamo ritrovati i soliti candidati. Ci troviamo un centro-sinistra con un centro-sinistra, anzi centro-destra, che ha appunto il candidato sindaco che Musillo, che ha una crisi di identità politica, non avrà si sa sicuramente se una crisi di identità politica, perché oggi ce lo ritroviamo nel candidato sindaco del centrodestra quando ha fatto il segretario provinciale fino all'altro ieri nel PD. Quindi in questa crisi di identità totale, perché comunque questi partiti, non ci prendiamo in giro, centrodestra, centrosinistra, fanno tutti parte di un calderone, lo stesso calderone che vediamo al Parlamento italiano. Ormai c'è il partito unico anche in Italia, tutti sotto Draghi, e quindi la stessa cosa vediamo alla regione Puglia, dove gli assessori ormai di centrodestra... La campagna acquisti di Emiliano continua. Ci sono ogni giorno candidati di centrodestra, quindi io credo che la stessa cosa verrà fatta presso un minestrone al Comune di Taranto, o meglio mi auguro di no, e mi auguro che Luigi possa portare avanti veramente questo movimento, che io ho sposato innanzitutto per il simbolo che sinceramente è stato ben studiato, posso dire Luigi, veramente fatto bene. Taranto senza è nato due anni fa ed è stato registrato due anni fa. Io ho lavorato all'interno di quella fabbrica, sono nato, diciamo, a Taranto, sono nato e ho vissuto per 46 anni a Taranto, non ho mai abbandonato questo territorio. Sono deluso dalla politica, soprattutto da quella politica che prometteva la chiusura di quella fabbrica, e anche lì all'epoca mi sono affidato a questo movimento, che poi erano dei meet-up, dei ritrovi che poi sfociavano in questo movimento. Quindi ho iniziato così, nel fine del 2012, a entrare nel mondo ambientalista attraverso questo movimento. Poi le lotte, siamo stati presenti praticamente ovunque, anche eravamo sotto il Consiglio di Stato a Roma ultimamente, le battaglie e le manifestazioni e i sit-in sono stati innumerevoli per questa città, l'impegno è stato totale. Oggi, dopo 15 anni, mi rimetto in gioco per questo movimento che è Taranto senza Ilva. Perché? Perché conosco la fabbrica, la conosco dal suo profondo, perché ho lavorato comunque 17 anni nell'aria a caldo. Quindi posso dire che quella fabbrica è inquinante e impattante, offre pochissima sicurezza per i lavoratori, ce l'hanno decantata questi famosi lavori ambientali, no? Con l'ambientalizzazione, poi con la decarbonizzazione, poi con l'idrogeno. Domani... Ora si parla sempre green, acciaio green, una nuova moda. Acciaio green, quando nemmeno pochi mesi fa, forse ancora nemmeno completata la copertura che ci è costata 400 milioni di euro. Perdonami, Bernabé, il presidente di Acciaiere d'Italia, ha detto che i tarantini
fanno male a parlare male di questa acciaieria, perché non è questa l'immagine di Taranto, perché Acciaierie d'Italia è una delle realtà più pulite, quindi i tarantini fanno male a se io stessi. Credo che Luigi, io credo che per me non sia, manca, nemmeno, non sia mai venuto nell'Ilva a farsi un giro all'interno dell'Ilva e dell'Ilva del Caldo, perché altrimenti non direbbe questo. Quella fabbrica è veramente, parlo non per partito preso, ma perché ci ho lavorato all'interno di quegli impianti. Tutt'oggi ancora mi sento con lavoratori e mi dicono che la situazione è di gran lunga peggiorata all'interno. Quindi io non so cosa si aspetta: si aspetta un crollo strutturale della struttura, si aspetta un incidente rilevante, cosa si stiamo aspettando? Quell'azienda va chiusa. Ormai il tempo è scaduto: dal 2012 avete avuto 10 anni di chiacchiere che ci avete raccontato, nulla è stato fatto. Ormai quell'azienda bisogna rassegnarsi, cari signori, va chiusa. E ve lo dice un operaio dell'Ilva che oggi è in cassa integrazione, e spero che finisca anche questa cassa integrazione, perché non se ne può più. Non è normale che 1600 lavoratori per 5 anni vengano abbandonati al loro destino senza fare nulla. Oggi se ne aggiungono altre 3.000, 5.000 persone fuori. Quindi diciamo che anche a livello di economia, tutti questi lavoratori messi su Taranto non porta nulla, caro Luigi. No, è solo miseria. Quindi a Taranto abbiamo oggi 5.000 dipendenti, di cui forse saranno 1.700-1.800 di Taranto. Quindi che economia porta questa azienda? Il dottor Cecinati, primario di pediatria e di oncologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto, ha detto: io quando penso all'ex Ilva vedo morti, malattie, tumori e miseria dal punto di vista proprio economico. Cioè, ditemi voi che cosa porta questo mostro? Nulla, se non danni, disgrazie. Il dottor Cecinato è una persona squisita che si batte veramente per i tanti bambini che purtroppo soffrono per quella fabbrica, perché quella fabbrica sappiamo che le emissioni sono continue, sono giornaliere. Io, Luigi, confido in te che se un giorno, io spero anche io al tuo fianco, dovessimo entrare in consiglio comunale, faremo un'ordinanza su ogni sforamento, perché signori... Non so quante ordinanze ci potrebbero essere in un mese, da 0 a 20.000, per ogni sforamento un'ordinanza. Chi non dice questo, chi lo nega, evidentemente è ignorante di diritto, o vuol coprire la fabbrica, o vuol coprire gli interessi di Roma e della Regione Puglia. Va detto, perché un sindaco fa il suo e procede con ordinanze continue, continue e continue. C'è un articolo, l'articolo 54 del TUEL, testo unico degli enti locali, che parla di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ambientale e di pubblica incolumità. E quindi poi non mi venissero a dire la chiacchiera che ma la fabbrica è strategica ai fini nazionali. Certo, ai fini della produzione nazionale è strategica, ai fini dell'economia. Non vuol dire che essere strategici ai fini dell'economia vuol dire che a Taranto il diritto alla salute è stato soppresso. Quindi chi racconta la favola che il sindaco ha le mani legate o è completamente ignorante o mente sapendo di mentire. Sì, sì, ti do pienamente ragione. Poi le emissioni, comunque basta farsi un giro sulla strada che collega Taranto a Grottaglio, sul Punta Penna, sono visibili ad occhio nudo. Che se poi sulle centraline ARPA, diciamo, i valori sono nella norma, come l'ARPA ci racconta, è anche vero che comunque il livello è alto. Cioè, se il livello è 100 e noi respiriamo 95, non è detto che respiriamo aria pura. Non è profumo. Poi si fa un discorso su scala mensile e non giornaliera, cioè tutto un discorso che... Senza considerare un aspetto che viene volutamente nascosto, che è il principio di precauzione, che è un principio giurisprudenziale. Non fosse già il principio di precauzione dovrebbe servire ad attuare il fermo, ma senza andare al principio di precauzione c'è una realtà in cui ci sono gli sforamenti. Ultimamente abbiamo visto cosa ha detto i commissari di Ilva in AS, hanno dichiarato che l'ambientalizzazione, il piano ambientale è stato realizzato al 95%, neanche a farlo apposta, proprio sembrava una caricatura. Dopo 2 giorni sforamenti di biossido di zolfo e di benzene. Quindi a questo punto uno sicuramente dice, era quel 5% che ancora mancava. Cioè, ditemi voi di grazia, a questo punto... Cioè, ma poi la cosa più assurda... Dati non nostri, non che uno si sveglia la mattina e li misura, ma dati di ARPA, non, cioè dati ufficiali. Poi non ho mai capito perché le centraline dentro dell'Ilva non hanno alcun valore rispetto a quelle esterne.
anche perché quelle centraline, io le ho anche contestate all'epoca, sono tutte collocate in punti, a mio avviso, strategici, diciamo tra virgolette, all'interno della fabbrica. Quindi io vorrei capire perché queste centraline non vengono prese in considerazione sulle emissioni, perché anche i lavoratori sono molto esposti a questi agenti cancerogeni. Quindi Luigi, io ti ripeto, sposo dopo 15 anni questa causa, movimento. Tu sei un valore aggiunto, ripeto, perché avresti potuto fare come tanti altri che hanno deciso di piegare la testa e subire, o peggio ancora, hanno deciso di vendersi. Cosa che non hai mai fatto nella tua vita, sei andato sempre avanti a schiena dritta, rimettendoci e pagando in prima persona. Tu sei, hai sposato questa causa tanto senza Ilva. Molti pseudoambientalisti hanno deciso di andare sotto l'ala protettrice di Melucci e di Emiliano. Mi viene solo da ridere o da piangere, forse, perché non c'è ironia, ma c'è rabbia, c'è amarezza nel vedere che ci sono pseudoambientalisti che urlavano Ilva chiusa e poi con chi si alleano? Col PD, quel partito autore dei decreti salva Ilva. Penso che significa rinnegare la propria storia, la propria vita. Sinceramente, il mondo ambientalista Taranto... Quindi Aldo, preferisco più uno che dice voglio l'Ilva aperta, almeno è coerente con se stesso. Sì. Dice, è così, amen, ma non che fai un rinneghi la tua storia. Il mondo ambientalista Taranto sembrava concentrato tutto intorno ai Verdi, diciamoci la verità. Sembrava che avessero solo loro il monopolio su questo argomento. Poi sono nati dei comitati, delle associazioni che inizialmente erano tali, si spacciavano per apartitici e politici, e poi invece abbiamo visto che quasi tutti sono confluiti nelle varie candidature, prima in un partito di governo, oggi in una lista civica. Però diciamo, almeno queste persone hanno avuto il buon senso oggi di fare una lista civica. Ci sono altri invece che sono confluiti in queste liste che dicono tutto il contrario, o meglio, il contrario, Ilva con aperta, la C maiuscola e con la C minuscola. L'Ilva che deve continuare a produrre, sono i partiti dei 12 decreti salva Ilva. E questa è la mancanza di coerenza che manca anche... Ma il profumo delle poltrone, caro Anzo, il profumo delle poltrone fa questi effetti, hai detto bene. Noi non siamo più qui per questo, anche perché ho scelto una lista che non sono quelle liste, no, che si portano 15 liste per ogni coalizione, per ogni candidato sindaco. Noi faremo la nostra umile campagna elettorale, non abbiamo finanziatori, non assolutamente, che ci assolutamente. Finanza, né fondi pubblici né fondi privati. Lo facciamo con le nostre risorse. Quel che sarà, sarà. La città deve riconoscere, io faccio un appello alla città che deve saper riconoscere le persone, soprattutto quelle che si sono battute sul territorio, non quelle che si improvvisano politici prima della campagna elettorale, perché è troppo facile fare politica un mese, due mesi della campagna elettorale. L'amore e l'attaccamento verso questa città lo si deve dimostrare a 360 gradi, tutti i giorni, scendendo in piazza, lottando e stando fra la gente. Ed ora è il momento, giustamente io apprezzo la tua scelta, perché uno dice sì, la protesta, i sit-in, tutte queste forme di sensibilizzazione, però a un certo punto bisogna anche incidere o tentare di incidere. Infatti è il motivo per cui ho deciso di schierarmi con te, caro Luigi. Sei una persona, ti ripeto, che ti conosco da 20 anni, quindi conosco la tua umiltà, il tuo modo di stare fra la gente. Poi ti vedo una persona molto attenta a tutte le problematiche, oltre al fatto, insomma, che sei un giornalista, quindi sei direttamente interessato agli avvenimenti politici, però sei una persona che si è sempre spesa e che hai proprio la passione nel sangue. Io sono sincero, sinceramente. Quindi non potevo non aiutarti in questo percorso. Sono contento, Aldo, perché, ripeto, sei una persona molto amata, molto apprezzata, e l'ho visto appena è trapelata la notizia, come dire, tutti i veri ambientalisti di Taranto, ma non solo gli ambientalisti, anche le persone che amano Taranto, perché amare Taranto non vuol dire, non è l'amore per Taranto solo degli ambientalisti, di tutti, hanno espresso un sospiro di liberazione, no? Dire, finalmente abbiamo una persona che ci può rappresentare. Beh sì, abbiamo seminato tanto in questi anni,
quindi adesso è arrivato il momento della raccolta, vediamo. Sinceramente, ma io mi aspetto sono che ottimista. La città risponda. La città deve, c'è una scelta di campo: o vivere o morire. Non c'è altro da o continuare a morire o dare una svolta. Noi non abbiamo la bacchetta magica, nessuno ce l'ha, Luigi, però l'impegno c'è. Non c'è alternativa. Abbiamo centro-sinistra contro centro-sinistra, perché è questo. Sì, sì, sì. PD1 e PD2. Io non vedo un centro-destra, sinceramente. Bene, Aldo, in bocca al lupo e grazie di tutto. E speriamo bene.